Deve una battuta, ma la signora De Nicola ha la patente per guidare le ruspe o perché questo su questo dovrebbe indagare perché credo abbia fatto un illecito gravissimo su cui faremo un'interrogazione urgente perché faremo un'interrogazione urgente perché assolutamente per capire se è in grado di aver fatto quell'atto o meno nella legalità. Ma al di là della battuta voglio intervenire su una questione più importante. Ecco, mi chiedo, ma i soldi della M4 dove sono finiti? Perché i soldi dell'M4 non ci sono. Cioè, sono state fatte una serie di promesse. Il CIPE ha dato i soldi a Milano, Roma ha dato i soldi a Milano. Mancano, eh? No, beh, per delle MSE sono già scomparsi, va bene. Il Comune di Milano non ha la sua parte, ma quelli che dovrebbero ridare da Roma. Chiedo ovviamente anche ai colleghi leghisti che sono sempre contro Roma ladrona, ma dove sono finiti questi soldi? Perché attualmente non sono ancora arrivati e non sono ancora stati stanziati. E questo è un fatto grave anche perché qui il presidente, l'amministratore delegato di Expo ci ha invece raccontato che era tutto a posto, non c'erano problemi sulle infrastrutture e così via, ma ad oggi la M4 non si può fare né nel primo tratto né nel secondo perché non ci sono i finanziamenti. Non si inizia. Allora è inutile che si parli di questioni strutturali, di mettere in campo delle risorse importanti per evitare lo smog in questa città, ma se non si parte da questo, se non si parte dalle metropolitane, è evidente che poi, non si fa un grande sforzo su questo versante, è evidente che la questione dello smog non può essere risolto in questa città se non si leva il maggior numero di macchine dalle vie della città e soprattutto si cerca di evitare che entrino il maggior numero di macchine in questa città. Ogni giorno entrano 700.000, 700.000. Quindi è evidente che tutte le metropolitane che si possono fare e tutte le metropolitane che possono essere portate più verso la provincia aiutano ad evitare che in questa città possa esserci un afflusso di macchine enormi. Allora, invece cosa si fa? L'unica soluzione è quella che ha proposto ieri Decorato in maniera anche divertente, devo dire. Ma facciamo pagare anche all'Euro 4 diesel senza il FAP, senza il filtro antiparticolato. Poi ha detto, però aspettate un attimo, non pagate, vediamo fra 2 giorni, ma dico, adesso io posso capire tutto, ma si può dare una risposta del genere ai cittadini? Cioè io non so se dovete pagare o meno, lo vedrò nei prossimi 2 giorni. Beh, io dico, e poi l'unica soluzione è questa, ancora l'Ecopass, che risolve solo una questione del centro di Milano, la risolve, non la risolve nel senso, e non sviluppa assolutamente nulla rispetto ad altre proposte che invece sarebbero importanti da fare in questa città. Cioè io è questo che mi chiedo. Cioè le periferie milanesi, io mi faccio promotore per le periferie milanesi, dove c'è il più alto tasso di inquinamento, dove le circonvallazioni di Milano sono intasate tutti i giorni a tutte le ore, dove molti cittadini vivono in condizioni drammatiche per la qualità della vita, non solo per quanto riguarda l'inquinamento, ma anche perché sono state abbandonate, sono sporche, le case popolari sono tenute male, eccetera, eccetera. Ecco, sulle periferie milanesi nessuno dice nulla, nessuno dice nulla, ma i radical chic milanesi, no, ovviamente si esercitano nel fatto che bisogna invece sul centro storico fare delle grandi operazioni, no? Ma le periferie non contano nulla, sono cittadini di serie B. Ecco, io su questo veramente non capisco, eppure basta prendere l'esempio di altre città. Aveva fatto un'ottima proposta anche il presidente Podestà di lavare le strade di Milano, non vedo che è stata attuata. Parigi lo fa ormai da anni. Eppure qui le falde di queste città sono molto alte, si potrebbe usare tranquillamente l'acqua per pulire la città, ma è stata buttata lì questa proposta, ha detto che si faceva, non ho visto nulla. E le piste ciclabili, le altre città europee allargano i marciapiedi per fare piste ciclabili, cioè fanno operazioni serie, strutturali sulla città. Qua piste ciclabili non si fanno. L'unica cosa che è stata detta ieri è ma porteremo anche il bike sharing in periferia. E dove vanno? Vanno a ammazzarsi sul pavé i ciclisti milanesi. Cioè vanno dove vanno, che non ci sono strutture perché possono essere utilizzate le biciclette in questa città. Allora io credo che su questo versante qualche insomma, dibattito, e l'ho chiesto l'altra volta, lo richiedo,
su questa importante vicenda che l'inquinamento della città di Milano e della provincia di Milano va fatto. Poi non dite che i comuni non aderiscono. Non si può chiamare i sindaci gli ultimi 5 minuti di una giornata per farli programmare una chiusura del traffico, ovviamente di domenica, quando non serve a poco. E non ditemi che è servita ieri la domenica. Certo, una boccata d'aria l'ha data, che non circolassero macchine in città, ma sappiamo benissimo che questo smog si è abbassato per un motivo molto semplice. Ieri tirava a Milano un grosso vento e ha ripulito la città. Da oggi, infatti, sono già risalite, ovviamente, le soglie del PM10. Quindi, e con questo concludo, mi scuso se ho sforato i tempi, però io credo che anche noi come Consiglio Provinciale un dibattito ampio e senza remore ideologiche su questo versante dovremmo farlo, perché non credo che noi siamo fuori da una questione che è così importante come la salute dei cittadini. Grazie.